Eccoci, bentornati su GoGames e siamo su Dragon's Dogma 2. In questo video andremo a recuperare un pezzo d'equipaggiamento, un'arma in particolare. Ci troviamo esattamente in questo punto qui. Per arrivare in questo punto, vi mostro il percorso da fare. Partendo da Vernworth, prendete questa strada qui, venite a piedi, fate questo giro qui, andate a destra, continuate ad andare sempre su verso nord, qui continuate ancora ad andare su, qui girate sulla destra e qui continuate sempre sulla destra. In questo svincolo andate sulla sinistra, fate questo giro qui e una volta che siete arrivati in questo punto, o continuate di qua oppure più semplicemente, questa è una specie di ponte, vi buttate giù. Non vi fate male, non vi preoccupate, continuate o a destra o a sinistra, non cambia assolutamente nulla, venite dritto e arrivate in questo punto qui. Ok? Una volta che siamo arrivati qui, vi mostro quello che dovete fare. Quindi, andando da questa parte, oltre al fatto che incontrerete una marea di goblin in questa zona, sono odiosi. Su questo ponte troverete un ciclope, quindi se riuscite a farlo cadere, lui si aggancerà dall'altro lato, potrete passargli sopra per ottenere il relativo trofeo. Io l'avevo quasi fatto, ma questo genio di guerriero gli ha dato una zaccagnata e l'ha fatto cadere sotto, per cui ci tornerò, penso che respawnerà o che comunque lo troveremo in qualche altro punto. Ma appena ci giriamo in questo punto qui, troviamo una cassa. E all'interno di questa cassa troveremo un oggettino molto molto particolare, l'arco del turbine. Ve lo mostro subito, ho cambiato classe apposta per mostrarvi quest'arco qui, che ovviamente non posso andare ad equipaggiare perché è un arco magico. Mannaggia la miseria, non avevo guardato, ma vabbè, è un arco magico che serve per la relativa classe, quindi per l'Archer Mago sostanzialmente. È un arco del turbine, è fichissimo ed è esteticamente, secondo me, veramente bello da vedere.